Oggi Cassina celebra i 50 anni della collezione LC, che comprende i prodotti più iconici del design contemporaneo firmati dalle Corbusier, Jean Rey e Charlotte Perriand. Che cosa significa avere questi prodotti in collezione per il marchio? Si tratta evidentemente di icone fondamentali, importantissime per la storia del design a livello internazionale. Quindi Cassina è orgogliosa di avere questi modelli nella propria collezione. Ha iniziato nel 1965 a proporre al mercato questi modelli dopo l'acquisizione dei diritti da Heidi Weber, una gallerista svizzera che in quel momento appunto aveva i diritti di riproduzione dell'opera. Si riesce ancora a innovare quando si tratta di progetti storici? Certo, è quello che Cassina cerca di fare. Chiaramente sono innovazioni sempre molto controllate. Cassina lavora con la Fondation Le Corbusier, che custodisce tutti i documenti relativi appunto alla produzione pittorica, ai disegni, ai progetti di Le Corbusier, e con gli eredi di Charlotte Perriand e Pierre Jeanne Rey, nello specifico con Pernette Perriand, che è la figlia di Charlotte Perriand. Per quanto riguarda la collezione di quest'anno, ad esempio, sono stati cambiati i colori, perché sono stati fatti, sempre in relazione con la fondazione, con dei ricercatori e degli studiosi, delle analisi sugli originali esistenti nei musei, quali il Centro Giorgio Pompidou, Museo di Stoccolma. E a proposito, quanto è importante appunto l'autenticità per Cassina? È fondamentale per Cassina, è proprio la linea che stiamo seguendo negli ultimi anni. Sicuramente autenticità proprio nel rispetto del diritto d'autore, ma autenticità anche nella scelta dei materiali. Un'altra innovazione importante che abbiamo fatto quest'anno è una ricerca di materiali più ecologici. Abbiamo sostituito ad esempio il cromo esavalente con il cromo trivalente, ha un processo di lavorazione molto meno tossico, e dei nuovi cuoi, delle nuove pelli, anch'esse senza cromo, quindi con un occhio all'ambiente e all'ecologia molto molto importante. 2015 is an important year for Le Corbusier, as well as the 50th anniversary of the LC collection. You will also commemorate 50 years since the architect's death. What plans do you have for the year? The foundation has a different plan. Of course it will be altogether a celebration and a commemoration, because for instance, we will celebrate, of course, the 50th anniversary of the collection and the 19th anniversary of the Maison Laroche, which is the historical seat of the foundation. We are the facade are under restoration now, and there will be a new vêtement. Other institutions are involved in the commemoration. I mean, it will be a national celebration. I think the most important event will be the exhibition at the Centre Pompidou. There will be an exhibition about measures of man, that is to say everything that is related to space, to hygiene, volumes, circulation, and of course about around the emblematic figure of the modular. This will take place from April to August, and then there will be another exhibition in the Cité de l'Architecture et du Patrimoine, which will be kind of a prefiguration of what Chandigarh will be in 2050. There also will be another exhibition in Le Musée Picasso in Antibes, which will be dedicated only to drawings. At the foundation itself, there will be an exhibition of works by a contemporary artist inspired by Le Corbusier. What is the role of the Le Corbusier Foundation? The foundation was created by Le Corbusier himself. He wanted his archives, his collections, not to be disseminated, not to be separated after his death, because he had no heirs, he had no children. The first role of the foundation is to conserve Le Corbusier's work. It has to be very careful about his architectural works. The foundation has the moral right on every architectural work of Le Corbusier, and this means that we have to look after any building and try to be present, to be aware of any restoration regarding those buildings. These buildings are 70, but the problem is that they are spread all over the world. How does the relationship with Cassina help you in your role? I mean, the quality of the relationship with Cassina, which produces the furniture, it is very important regarding the fame, the image of these artists
to the public. How serious is the issue with copies of the LC collection furniture? The problem of the copies of the counterfeit is the dramatic problem, I think. It has consequences for the estates of the three authors, and for the foundation it's a big problem because 40% of our revenue, of our resources, comes from furniture. Come gestisce Nemo il rapporto che lega il mondo della luce alle Corbusier? È un rapporto dinamico, nel senso che ogni volta dobbiamo riprendere, rivalutare quello che voleva fare le Corbusier. C'è un rapporto più che con il prodotto, con lui, molto di rispetto direi, molto attuale e contemporaneo allo stesso tempo nell'utilizzo dei materiali, in un'ingegnerizzazione sicuramente adeguata a una produzione di massa. E quindi gli investimenti per esempio in stampi, qui in un prodotto come questo c'è tutto, lo stampo in presso fusione, c'è lo stampo in tornitura. Avete introdotto anche il LED nei pezzi proposti dalle Corbusier? Non abbiamo direttamente introdotto il LED, di fatto hanno degli attacchi che permettono l'utilizzo di tutti i tipi di lampadine, quindi fluorescenti, LED e alogene. Però certo, sì, un occhio al fatto che dovessero essere utilizzati a LED c'è stato, ma siamo sicuri che lui è d'accordo, insomma, ecco, amava molto l'innovazione. Che tipo di rapporto ha con la fondazione? È un rapporto costante, ci incontriamo spesso, perlomeno una volta al mese, una volta a Milano, una volta a Parigi, nel rispetto del passato ma anche rispettando molto lo spirito della fondazione, che deve servire per far conoscere Le Corbusier e quello che ha fatto. Quindi direi un ottimo rapporto, di grande fiducia anche reciproca, perché loro ci mettono in mano delle cose e poi sta a noi riuscire a rispettarle, insomma, a rispettare i disegni, a rispettare lo spirito. Più che altro parliamo sempre di spirito.